Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, venerdì, ci aspettavamo tutti quanti i Foot Birthday e invece sono usciti i Foot Ballers. Immagino che qualcuno di voi avrà qualche perplessità, non avrà ben capito come funziona questo tipo di promo, ma ovviamente c'è il vostro Liberoschi che ci pensa a darvi tutte quante le info. Detto questo, andiamo subito a immergerci con questi nuovi giocatori. Eccoci dunque all'interno della schermata di gioco e ci ritroviamo nelle SBC, sfida creazione rosa. Difatti questi giocatori footballers vengono rilasciati inizialmente con una versione più debole, tra virgolette, tramite sfida. Oggi, 17 marzo, è stato rilasciato Luis Diaz in questa versione 86 con una rosa 83, lo andate a sbloccare. 4'4, 1,80 m, classico giocatore brevilinio che io consiglio maggiormente su PS4, che può fare il COC, la seconda punta o l'esterno. Però ovviamente questo giocatore non è altro che un tramite. Perché dico un tramite? Lasciata la sezione della sfida creazione rosa e spostandoci negli obiettivi, troveremo l'obiettivo gioca con stile. Da questo potremo notare che i footballers verranno rilasciati dal 17 marzo fino al 23, uno al giorno. Questi giocatori andranno poi a sbloccare determinati obiettivi. Il primo è proprio relativo a Luis Diaz e si chiama la precisione di Luis. Dovremo andare a fare un gol di precisione con il Luis Diaz 86 che abbiamo riscattato precedentemente in 5 partite di squad battles differenti a livello dilettante o superiore oppure in rivals per portarci a casa che cosa? La versione uppata di Luis Diaz Footballers versione 88, sempre 4'4, sempre 1,80 m, quindi con un più 2 alle statistiche. Andando poi a sbirciare negli altri obiettivi relativi ai giorni, possiamo vedere quale sarà la scaletta di tutti i footballers. Il 18 sarà il turno di Bamford, il 19 di Kulusevski, il 20 di Oxlade-Chamberlain, il 21 di Grealish, il 22 di Madueke e il tutto si concluderà il 23 marzo con l'uscita di Ederson. Ovviamente non ci è dato ancora sapere cosa bisognerà andare a fare con questi giocatori e soprattutto non ci è dato ancora sapere quali saranno effettivamente gli upgrade che prenderanno queste carte. Infatti se schiacciate R3 vi darà un errore. Cosa succede però se voi andate a riscattare tutti quelli che sono gli obiettivi gioca con stile? Molto semplice, ci andremo a portare a casa innanzitutto la versione Footballers di Mason Mount 89 più un pacchetto 5 giocatori 80+. Non solo, visto che questo evento precede quello dei Foot Birthday, che cosa accade? Che se completiamo tutti quanti gli obiettivi gioca con stile, tutto il gruppone, ci andiamo a portare a casa anche un pacchetto in regalo Foot Birthday squadra 1. Quindi magari voi non siete interessati a questi giocatori, ma potete essere interessati a quella che sarà la squadra del compleanno di Foot numero 1. Io vi consiglio di perdere magari un po' di tempo, soprattutto se avete tanti fodder, e mettervi all'opera e fare questi giocatori qui. Anche perché alla fine della fiera io credo che mal che vada ci ritroviamo con tutta una serie di giocatori che alla peggio buttiamo in SBC e non ci sono costati poi tantissimo. Se dobbiamo invece andare a valutare quella che è il reale valore di questi giocatori, onestamente io mi sentirei di consigliare le versioni uppate di Diaz e di Grealish, magari anche di Oxlade-Chamberlain, maggiormente su PS4, mentre mi interessano soprattutto Madueke e Kulusevski per quanto riguarda la PS5, anche Mount un po' più secondo me da PS4. Per quanto riguarda invece Ederson, sapete che sui portieri insomma c'è sempre da testare, c'è sempre da provare, vedere se effettivamente vi tornano a livello di gameplay o meno. Però anche qui siamo in presenza di un portiere 91, City che linka, quindi potrebbe essere utile. Quindi ragazzi, molto semplicemente per questa promo, durata dal 17 fino al 23 marzo, si consta di due momenti. La prima, andare a sbloccare l'SBC del giocatore uscito alle 19. Prendere il giocatore e portarlo poi all'interno delle nostre partite per riscattare gli obiettivi che verranno rilasciati alle 19 dei vari giorni. Quindi domani sarà il turno di Bamford, ci aspettiamo magari una versione 86, uppata poi ad 88 qualora andiamo a completare gli obiettivi e così via fino ad arrivare ad Ederson. Mi raccomando, fondamentale, se volete il pacchetto Foot Birthday Team 1 in regalo, completateli tutti, altrimenti non otterrete nulla.
Quindi ragazzi, per questa promo è tutto, fatemi sapere nei commenti se avete ancora qualche magari perplessità su come funzionano questi giocatori, eccetera eccetera, che magari cerco di risolverlo, anche se penso di essere stato abbastanza chiaro. A me non resta altro che augurarvi una buona serata, sono il vostro Liberoschi, ciao!